il fenomeno è dentro di noi, quindi credo che tutti siamo nella stessa maniera fenomeni. Poi questa è una parola che è stata ampiamente dibattuta sui giornali, partendo da Ronaldo e arrivando poi a fenomeni, come dire, più piccoli e più grandi, come quello dei coatti, come quello della meteorologia. Fenomeni è una parola che può essere legata a tutto. Io non auguro a nessuno di diventare un fenomeno. Se si è un fenomeno vuol dire che si è molto bravi, molto speciali, molto vistosi in un certo campo, in un certo mestiere. Per fortuna la vita non è fatta da fenomeni, da persone, e bensì da persone del tutto normali. E siamo nel giorno dei miracoli e delle grandi sorprese, il 23, questo numero non lo dimenticheremo facilmente. Bendo e Glorie Nazionali si sono ritrovate, dall'Andreotti liberato alla Ferrari rinuovo vittoriosa, e qui abbiamo il pit stop del Teatro Massimo che ce lo comunica, e soprattutto siamo in piene prove generali di fenomeni. Io entro da quella porta, arrivo a metà della sala e dirò: Palermo, siete caldi? Credo che qui qualcuno che griderà sì. Sigla! Sigla! Signore e signori, buonasera e benvenuti a Fenomeni 5 da Palermo, la città della Conca d'Oro, dal Teatro Massimo, il più bel teatro del mondo. Il palcoscenico più vasto d'Europa, la nostra ragazza copertina, una pornostar, Eva. Se è vero che gli uomini amano le bionde, come mai tutte queste figure mediterranee stanno prendendo il sopravvento? Ma io penso che non è che amano bionde o amore, ci sono delle bellezze che piacciono per gli uomini, piace proprio bella donna, figure della bella donna, sia bionda sia nera. E poi ci sono anche la moda, che va ogni tanto in moda a bionde e ogni tanto a bruna, adesso un po' a bruna, però comunque è sempre meglio una bella bionda come una brutta bruna o viceversa. Tipo di bellezza adesso è diventata una bellezza mediterranea, ben venga, sono contentissima di questo, quindi viva le donne formose, viva le donne more, mediterranee, va bene, va benissimo, no? Essendo un giovane autore televisivo non potevo che essere genuflesso di fronte a cotanta creatività e a cotanta presenza. E a questo punto mi accorgo che sono già sulla buona strada, perché vedo che una certa Epa è sicuramente uno dei momenti che, diciamo, di unione tra queste. Facciamo noi una domanda a voi. Il babbo di Cucuzza è un contadino la cui casa fu lambita dalle lave etniche, o è un vulcanologo, o è la Runza Fief della Trinacria? O tutte e due. O tutte e due. Effettivamente io conosco il padre di Cucuzza, addirittura è stato pure governatore del Rotary ed è una delle notizie più sconvolgenti che ci siano mai state tenute nascoste e insabbiate in questa Sicilia dei misteri. È il caso di dire finalmente non nemo profeta in patria. Sì, per la prima volta, è vero. Ma che cos'è un fenomeno? Un fenomeno è tutto quello che riesce a procurare curiosità, detesta curiosità, e questo è un fenomeno. Ma che si deve fare per diventare dei fenomeni? Ognuno nel suo ramo, nel mio ramo ho cercato di fare, nella mia mente, diventare un fenomeno. Tutto quello che faccio è un po' particolare, strano, e allora diventa fenomeno. Gicci, Giucas Casella, Giancarlo Caselli. Due fenomeni, confronto. No, non so cosa risponderti. Tu Gicci e Cicci. Più bella che mai! Ciao Clarino!
Ecco Valeria Marini. Buonasera. Io sono assolutamente convinto che quando tu facevi D'Alema, D'Alema veramente si comportava così con Prodi. L'hai visto? Per me è un cult assoluto. C'era un giornalista bravo del Manifesto che ci faceva la consulenza e che effettivamente era capace di prevedere le mosse. Adoro buttarmi giù dalla scala, non so perché, lo consiglio a tutti però perché è molto liberatorio, non fa male, non fa male. Non so perché. Nella vita quando si nasce sotto il 1,70 m si è motivati di più a essere più aggressivi. Ma questo si dice, quando si è piccoli si è più feroci, così come quelli alti il sangue gli arriva più lentamente al cervello e quindi pare che siano meno intelligenti, apprezziamo e confidiamo sul motto, diciamo, popolare. Abbiamo una fotografia direttamente dalla sua carta d'identità, eccolo qua. Questa è la foto che c'è sulla carta d'identità di Mughini, vorrei sapere qualcosa da lui a proposito di questa foto che è stata tratta da dove, intanto? Era un libro fatto da Oliviero sulle peccatrici in cui ho fatto da fotomodello, ecco. È stato un momento splendido della mia vita. Insomma, guarda d'altra che parte, sì. Quale momento può essere più splendido per un uomo, sì, che inginocchiarsi innanzi alla bellezza femminile? Le mie passioni sono tre: i libri, le donne e il calcio. In ordine. In ordine. Beh no, allora, le donne, i libri e il calcio. No, i libri, le donne e il calcio. I libri e le donne a pari merito, molto dopo il calcio. Io sono nato in Sicilia da padre toscano, ma ho vissuto a lungo in Sicilia e sono felice di essere siciliano all'80%. Ma questa scelta di indossare una toga così artistica, cos'è, uno sfogo? No, sa, naturalmente se si fa spettacolo si accettano le convenzioni dello spettacolo, nello spettacolo si accentua un po', si diventa un po' tutti attori, un po' tutti un po' caricature, e quindi la toga era un innocente strumento a questo fine. Finalmente un esempio di bon vivant telemediatico. Io credo che non si debba prendersi molto sul serio, troppo sul serio. Io mi prendo sul serio, però in fine quando stiamo parlando di tagliatelle, l'importante è raccontare come sono le tagliatelle o il couscous, che ne so, però bisogna anche sorridere. Se Edoardo Raspelli è un grande critico ed ha un punto vita un po' forte, Veronelli, che è magrissimo, che risultato ha avuto? Di chi sta parlando, scusi, di chi? A questo punto è giusto fare una piccola premessa: questa trasmissione nel 94 è finita su tutti i giornali di tutto il mondo perché si diceva che dietro ci fosse la regia occulta di Totò Riina. A questo punto posso darti un bacio. E dammi sto bacio, ma non sulla bocca però. Si baciano tutti in Sicilia.